Buongiorno a tutti, sono in collegamento da Milano con Ketty Carraffa, giornalista, opinionista e docente di cinema e comunicazione. Ketty Carraffa ha appena partecipato all'anteprima del film l'anteprima milanese del film di Andrea Segre, Belle Guerre, la grande ambizione, un film che anch'io avevo visto in prima visione a Roma pochi giorni fa, durante la mostra del cinema, durante la festa del cinema. Ketty, allora, mi dici le tue impressioni? Allora, intanto ciao Giovanna, ciao a tutti, in collegamento in questo momento. Sì, domenica c'è stata l'anteprima a Milano, ha partecipato appunto anche il regista Andrea Segre e anche Elio Germano, fantastico naturalmente nell'interpretazione, tra l'altro ha vinto anche il premio Gassman proprio alla Festa del Cinema, che si è conclusa, e devo dire in effetti che si è un po' mancata la presenza dei lustrini romani, nel senso che non ci sono stati VIP, però vabbè dai, c'era noi che guardavamo l'anteprima in sala e comunque guarda, devo subito farti una considerazione. Intanto devo dividere quello che è stato, diciamo, la bravura appunto del protagonista, quindi di Germano, rispetto a quello che invece è tutto quello che è il film nel suo contesto, no? Perché è comunque un docufilm ed è una cosa che mi piace tantissimo, perché anch'io ho sempre fatto documentari e quindi diciamo che mi sono emozionata tantissimo durante la parte di repertorio, cioè delle immagini di repertorio, più che diciamo dal punto di vista appunto della cronaca, diciamo, quindi una cosa diretta, immediata. Sì, le emozioni appunto sono arrivate da lì. Io ero molto piccola quando è successo il rapimento e l'uccisione di Mor, piccola, insomma, ero in seconda superiore, quindi mi ricordo assolutamente, ho ben presente quel giorno, perché tutti noi ci ricordiamo sempre degli avvenimenti, no? dove eravamo nei momenti salienti. Io mi ricordo appunto che ero a scuola alle superiori e mi ricordo mia mamma che era venuta a prendermi perché voleva che andassi assolutamente a casa e non andassi invece in manifestazione a Milano, e invece ci siamo andati comunque perché l'avevo anche organizzata come scuola. Quindi devo dire che questa tensione, questa passione del momento, io non l'ho sentita durante appunto il film. Era una cosa che abbiamo vissuto tutti, era una cosa di grande tensione, preoccupazione, paura anche di che cosa sarebbe successo dopo. Era un evento così improbabile, così inaspettato, che effettivamente ha lasciato tutti senza possibilità di reazione, a parte una manifestazione o una cosa immediata. Sì. Però fondamentalmente tutti devono andare. E adesso che succede? Che succede? E tra l'altro c'è appunto questo pathos nel film. No, non lo sento. E tra l'altro, se devo dire appunto rispetto proprio allo stile, no, del regista, comunque di quello che è della sceneggiatura, devo dire che mi manca proprio la parte della rappresentazione delle altre figure attorno a Berlinguer. È vero che si è raccontato la famiglia, si è raccontato comunque alcuni momenti privati, no, che sicuramente sono cose vere perché sono state raccontate. Certo. Però sì, ma anche interessanti. Interessanti, che certo. Arrivano la figura di Berlinguer. Sì. Però appunto non mi raccontano, diciamo, il segretario del più grande partito comunista d'Europa in quel momento che cosa ha provato, ad esempio, appunto con gli altri protagonisti della storia del partito, no? Non so, non c'è Pajetta, non c'è Napolitano, Cossutta è rappresentato un po' come Macchietta nel filo sovietico, poi sì, c'è Ingrao. Lo stesso mio padre. Esatto, stavo arrivando proprio lì, cara Giovanna, cioè tuo papà, che è stato un grande protagonista di quel momento, perché erano un binomio, no? Il binomio di ferro, si è sempre detto, viene rappresentato quasi come un passacarte. Questo mi ha dato un po' fastidio, perché non era così. Perché io mi ricordo appunto, pur essendo giovanissima, erano sempre insieme, ma non erano insieme semplicemente così per rappresentare un momento di condivisione, erano insieme perché lo erano veramente sul campo, no? Dal punto di vista dell'informazione, della politica, della rappresentanza anche con i militanti, no? Perché esatto. Mi è mancato anche il fatto della rappresentanza dei militanti nelle fabbriche, cioè mi è mancato il sindacato, no? Tutta questa, questo pathos che può dare la felicità anche di essere militanti in un momento storico così importante come quello che ha visto poi la strategia della tensione, nato poi col 69, con Piazza Fontana, quindi insomma
il sindacato è un po' mancato, ed è mancato proprio dalla presentazione dei protagonisti, degli altri protagonisti. Della sì, perché erano un gruppo dirigente. È vero che Berlinguer era il segretario, era il leader, era il primus, forse non proprio primus inter pares, però vale a dire che comunque aveva intorno degli altri, e tutti quanti avevano una loro funzione, perché quello che non si è forse capito bene in questo film, forse ti ripeto una mia impressione precedente, ma già detta in precedenza, però effettivamente è come se non ci fosse quella coralità che invece poi alla fine risultava ed sì, era importante, ti dava l'idea della compagine, capito? Non certo, Berlinguer era Berlinguer, per carità, lui era unico nel modo di arrivare a tutti, però tutti era comunque l'espressione di un gruppo dirigente. Che poi ci fossero le varie posizioni, questo certo, le correnti contato. Purtroppo ci sono state davvero, quindi le abbiamo visto tutti. Ma poi guarda, anche lo stesso titolo, no? Che è La grande ambizione, che è presa da una frase di, insomma, dal fondatore, no? Da Gramsci, cioè diciamo il top del top, no? Quindi era più che altro l'ambizione una cosa collettiva, cioè non poteva essere un'ambizione personale, cosa che invece adesso in effetti chi ambisce al potere lo fa soltanto perché vuole il potere personale. Quindi questa cosa era anche giusta come titolo, è molto giusto come titolo, perché mette in campo appunto la voglia di ambire a un progetto, nel caso appunto del PC, del socialismo democratico in questo paese, ma anche poi del compromesso storico, che infatti insomma il film finisce proprio con il rapimento, con l'assassinio di Moro. Quindi sono 5 anni di vita di Berlinguer in pratica, no? Sono solo i 5 anni però cruciali. Cruciali, assolutamente cruciali per la vita di questo paese, per il fatto che il PC aveva avuto insomma il massimo della popolarità e conoscevano tutti Berlinguer come una persona integerrima, appunto la questione morale, cosa che invece magari adesso... Oggi è carità. Sai, non posso fare a meno di farti una domanda sull'immediato. Il risultato delle elezioni in Liguria è veramente sconfortante. Il 46% si è recato alle urne. Stiamo andando a percentuali americane, dove va a votare il 40%, il 39% delle persone. Cioè la politica non interessa più, non interessa da più un certo punto di vista. Perché manca la spinta ideale, forse. Esatto, la spinta ideale, e poi appunto non ci sono più questi rappresentanti della politica, perché se tu pensi che in Liguria ha vinto diciamo così ancora la destra, no? Pensando, non so, a Toti, a quello che è successo, no? Quindi esatto, al carcere, o comunque a quello che è stato un po' le dimissioni, cioè vuol dire che si passa sopra questi valori, cioè non quindi cosa possiamo fare? Se noi passiamo sopra i valori morali di un politico, si parla di leader in che modo? Cioè prima si diceva segretario, perché il segretario rappresentava proprio il partito. Adesso si parla di leader, ma leader può essere chiunque, può essere anche un influencer di quelli che vendono, che ne so, il Pandoro, per dire, no? Quindi, tanto per fare un nome a caso. Per fare, che ci viene in mente subito, no, questa cosa. Che però anche loro finiscono, diciamo così, male, ma poi risorgono. E questo è anche il problema, no? Perché si risorge adesso. Prima, il problema morale non è più appannaggio di nessuno, non interessa più a nessuno. Forse anche la gente tutto alla fine considera le cose immorali un fatto quasi normale, quotidiano. Ma vabbè, sono tutti così, chi se ne importa? E questa è una cosa molto grave, perché si è perso un po' il senso delle proporzioni anche della vitalità di un'impostazione politica. Ma certo, assolutamente. Pensi appunto che allora ha vinto la destra per un pugno di voti. 6.000 voti, quindi veramente nulla. Una cosa, però è stato eletto, cioè governatore della regione, o il sindaco di Genova, che però non lo ha votato. Cioè c'è tutta una cosa di... anche secondo me di disorientamento. Ma sai cos'è ad esempio anche una cosa importante, no? Io lo dico sempre, cioè
prima, diciamo, che si sapeva da che parte stare, diciamo così. Sì. Insomma, come ci siamo detti anche un'altra volta, no? Io ho lavorato per tanti anni, ho collaborato con un comandante partigiano, che tra l'altro è stata Giovanni Pesce, che è stata la mia prima intervista su Unità, veramente ero piccola. Molto importante. Un onore pazzesco fare, insomma, un'intervista a un comandante partigiano, e in più poi anche a Fabrizio De André, che è un altro mio riferimento, no? Nel mondo dell'arte, della musica, e del perché poi ho sempre pensato di rivolgermi, appunto, anche con il lavoro, con la professione, a fare foto in giro per il mondo, a donne o comunque alla società, curarmi di, insomma, delle donne vittime di violenza, portando la loro voce quando non è stato possibile farlo. E quindi devo dire che questa cosa io adesso non la sento, cioè come era prima, cioè non si sentono più le emozioni, per quello che dico che nel film io ho pianto, diciamo così, mi sono commossa più per la parte del racconto delle immagini di repertorio che per il film stesso, no? Proprio perché questo pathos, questa emozione, forse non si riesce più a trasmetterlo, siamo troppo pieni di social, troppo pieni di, diciamo così, di internet, no? E quindi in qualche modo è poca vita poi sociale vera. Li chiamiamo social, ma poi la vita sociale vera non c'è, o quasi. E questo è molto importante anche per capire come si è involuta la politica. La politica. Perché è una involuzione questa, a mio parere. Certo. E quindi guarda, il film, cioè, se c'è da dire, appunto, così per chiudere il nostro piccolo incontro, devo dire che effettivamente insomma, racconta, ed è importante, no? Portare la testimonianza e raccontare alle nuove generazioni che cos'è stato quel tempo, per capire che cosa fare ora, perché c'è bisogno di raccontare cos'è stata la realtà nel nostro paese in quegli anni, che sono stati pazzeschi per chi faceva politica, chi faceva informazione, chi faceva cultura, perché adesso abbiamo perso questo valore, no, del racconto. Infatti per quello che a me piaceva tantissimo andare in giro per il mondo con il partigiano che e anche sua moglie, Nori Brambilla Pesce, tutte e due appunto che hanno fatto la resistenza, per raccontare che cosa era successo quel tempo e che cosa si poteva dire ancora alle nuove generazioni. Quindi queste sono cose fondamentali, però non posso chiudere qui la conversazione senza ricordare che tu hai fatto anche un lavoro molto importante con le donne del Sahrawi che è diventato anche una mostra fotografica. Esatto, grazie Giovanna. Infatti sì, ho realizzato un libro che è Le donne acqua nel deserto con la mostra fotografica, quindi con foto fatte a loro, quindi dal popolo Sahrawi nel deserto della Mada in Algeria, quindi un posto dove le hanno relegate, no? Perché comunque questo popolo è relegato ormai dal 75 dal Marocco, e diciamo che con loro abbiamo poi realizzato questa mostra con dei cartoni, delle cose, io ho sviluppato le foto e abbiamo fatto anche un piccolo centro di formazione fotografica per loro, e quindi anche questo è importante, cioè perché loro poi fanno parte di quelle società che tramandano tutto a livello orale, non hanno niente di scritto. Sì, infatti, sono un tipo di cultura orale proprio che, certo, che di cui poi spesso si perdono le tracce. Invece noi che possiamo raccontare sia dal punto di vista scritto che in tutti i modi, dobbiamo comunque sempre lottare per, esatto, portare avanti il racconto. Portiamo anche questo piccolo contributo di questa nostra conversazione. Bellissima, ti ringrazio tanto. Grazie a te. E speriamo di continuare ancora su altri temi. Assolutamente. Proficui e interessanti. Ormai siamo partite e andiamo alla grande. Ok, Cathy. Un abbraccio anche a Barbara. Ciao. Ciao.